In questa puntata di Targato PV, Pavia e Vienna si incontrano in vista di Expo 2015 per stringere nuove collaborazioni e accordi commerciali e poi andiamo a conoscere alcuni dei partecipanti al progetto Leonardo che permette ai giovani di fare un'esperienza di lavoro all'estero e infine i festeggiamenti in università per il grande risultato del CUS Pavia che è ufficialmente campione d'Italia. Noi siamo qui oggi all'invitazione molto gentile del dottor Poli, presidente della Fondazione della Banca di Monte di Lombardia, che ci ha proposto di venire a parlare dell'Austria come possibile partner economico in vista di Expo 2015 e abbiamo risposto presente a questo invito per venire con dei rappresentanti di ditte austriache di grande rinome, cioè sarà la più grande banca austriaca, c'è il turismo, c'è una ditta che fa concetti di luce, un'altra mobili di ufficio e last not but least ci sarà la provincia della Carinzia che si propone come luogo di investimento. Sottolineo subito internazionalizzazione, non dislocalizzazione. Rinsaldare i rapporti commerciali tra i due paesi in vista di Expo 2015. Italia ed Austria si avvicinano all'Esposizione Universale di Milano con un incontro formale tra aziende e istituzioni nella sede pavese della Fondazione Banca del Monte di Lombardia. L'intenzione del mio paese, spiega il console commerciale austriaco Michael Berger, è di proporsi come partner economico proprio in vista di Expo. L'Italia, con un volume di scambi commerciali che si aggira sui 16 miliardi di euro, costituisce il secondo partner commerciale dell'Austria dopo la Germania. Una collaborazione proficua che ha visto crescere i livelli di import-export anche sul territorio pavese. L'Austria, vista la sua posizione, funge anche da ponte per i mercati dell'Europa centro-settentrionale e orientale e verso i paesi asiatici, senza dimenticare infine il turismo. Il nostro paese, con 2 milioni di arrivi annui, resta la destinazione turistica più amata dagli austriaci e allora Expo 2015 potrebbe significare nuove opportunità non solo per le imprese, ma anche per le realtà del nostro territorio che vivono e lavorano con i turisti. Penso che questa è un'occasione di mostrare il saper fare non solo dell'Italia, però tutta l'Europa. Questa esposizione di Milano sarà molto importante, soltanto considerando che per probabilmente i 20 prossimi anni sarà l'unica che avrà luogo in Europa e noi dobbiamo tutti europei insieme fare bella figura, si posso dire, non solo fra di noi, ma soltanto in confronto agli americani, ai cinesi, indiani, eccetera, che verranno, speriamo, numerosi a questa Expo. Quando ci è stato prospettato di poter ospitare qui in fondazione il console che ci ha onorato della sua visita per poter parlare dell'Expo, ma soprattutto di poter parlare, di avere un interscambio di notizie commerciali tra l'Austria e l'Italia, ma in modo particolare tra i due territori che sono quello austriaco e soprattutto noi diciamo il nostro territorio pavese, non ci sembrava un'occasione che non andava persa. E quindi abbiamo cercato di invitare le forze imprenditoriali del territorio che rappresentiamo per avere quell'interscambio di notizie commerciali, ma soprattutto per poter allacciare dei rapporti commerciali, che è quello che più conta. Non dimentichiamo che poi ovviamente il discorso cade anche sul turismo, che è un po' la nostra forza principale, perché io la chiamo la materia prima, e avere quell'interscambio tra due nazioni che sono ricche di turismo è significativo. Quindi un grazie particolare va dal console che oggi è venuto qui a Pavia a presentare non solo le loro attività commerciali, ma anche il programma futuro che l'Austria presenterà all'Expo, e quindi le intenzioni sono le migliori e quindi speriamo che tutto vada nel migliore dei modi con un proficuo da entrambe le parti. Sì, è importantissimo Expo per noi, non è solo il punto d'arrivo, ma se deve proseguire anche per gli anni futuri, per sviluppare sicuramente gli interscambi tra turisti non solo europei ma anche extraeuropei.
l'Austria, i turisti austriaci scelgono come prima meta sempre l'Italia e stanno iniziando a conoscere Pavia, sono molto contenti della nostra provincia perché la nostra provincia è una provincia ancora a misura d'uomo, è facile da visitare, ha tantissime belle cose da vedere, per cui siamo molto contenti di questa giornata per far conoscere il padiglione austriaco e le possibilità di far conoscere anche i nostri prodotti agli austriaci. Davvero un'esperienza che è stata necessaria, come se fosse stato un acceleratore delle loro competenze, della professionalità, dei talenti. Sono tornati cambiati, si sono evoluti, è aumentata la loro autostima e oggi ad esempio è bellissimo che non siano qua tutti e 100. E sapete perché non sono qua tutti e 100? Perché molti di loro hanno trovato lavoro, l'hanno trovato qui oppure l'hanno trovato all'estero, e quelli che sono qui sono più consapevoli delle loro capacità, ma le hanno anche aumentate. Pensate solo alle competenze linguistiche o al fatto che sono andate in azienda, che hanno fatto fare loro cose. Forse questo è l'insegnamento anche e il suggerimento per le aziende in Italia. Questi ragazzi hanno bisogno di essere responsabilizzati, di fare cose, di mettersi alla prova. Adesso abbiamo 100 ragazzi, 100 curriculum che sono stati forgiati per Expo. Il nostro impegno è di creare un database da mettere a disposizione pubblico, dove inserire quelli che ancora al lavoro non l'hanno trovato, a disposizione per le aziende che avranno bisogno di nuovo personale professionale per Expo. Io sono stata a Cork in Irlanda e mi sono occupato, ho fatto la guida turistica in italiano, inglese e francese, sia con adulti che con i bambini, soprattutto con le scuole. Infatti ho avuto anche la possibilità di realizzare dei progetti didattici con le scuole primarie, cosa che sto continuando a fare adesso in Italia e che facevo anche prima. Mi sono occupata di museologia, che è la mia formazione. È stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista professionale e umano, sotto tutti gli aspetti, per me, per la mia persona, per la mia professionalità, per la lingua che ho imparato, per le persone che ho conosciuto. È davvero stata un'esperienza a 360 gradi. Mi sono occupato prevalentemente di email marketing e di web marketing più in generale, mi occupavo dei social media e della gestione degli altri stagisti più piccoli, perché io ero arrivato prima e il mio periodo di permanenza era più lungo, quindi avevo già imparato come funzionava l'azienda al suo interno. È stata un'esperienza molto bella. Il paese Portsmouth è stato molto bello e mi è piaciuto molto, e per il resto niente. Vorrei ringraziare l'associazione Porta Nuova che ci ha aiutato nella fase prima della partenza e ci ha assistito anche durante il progetto e dopo. Io sono una guida della provincia di Pavia, sono un'accompagnatrice turistica. Ho la passione per l'enogastronomia e quindi sono riuscita a seguire questo filone. Mi sono occupata di marketing enogastronomico a Siviglia, in un'azienda produttrice di olio extravergine. Molto interessante, molto utile, ho fatto convegni, ho girato per la Spagna, ho rappresentato l'agenzia e l'impresa all'estero, o meglio no, nel territorio spagnolo. L'interesse c'era di poter continuare a tenere la mia figura al loro interno, ma la Spagna è messa più o meno come noi e quindi non si è potuta continuare. Io sono stato a Portsmouth, nell'Hampshire in Inghilterra, e sempre per 13 settimane. Sono stato messo in questa azienda che produce e commercia materiale elettronico all'interno dell'ufficio marketing. All'interno ho svolto varie mansioni e sono rientrato anche nella preparazione della fiera che hanno loro tutti gli anni in Germania. Non
smettere mai di provarci, di sperare, non fossilizzarsi su una tipologia specifica di attività, su un luogo specifico, perché il mondo è pieno di possibilità e quando ci si aprono le porte al mondo, poi magari si scopre che si aveva l'opportunità giusta per la propria vita, magari dietro casa. Come logo e non un pterodattilo, un capano, calimero, che ne so. Questo spettacolo è nato nell'ambito del nostro progetto che si è prefisso di parlare di ecologia per tutto il tempo di un anno scolastico. Non ancora a livello curricolare, però ci stiamo muovendo in quella direzione perché il prossimo anno abbiamo intenzione di fare dei mutamenti e di ampliare ulteriormente il progetto che quest'anno abbiamo portato avanti in parte curricolare e in parte extracurricolare con dei laboratori e anche con la partecipazione ad eventi nei quali i ragazzi hanno interagito con la vita cittadina. Questo spettacolo è il risultato di questo percorso e all'interno di questo spettacolo Maide ci può dire che cosa c'è. All'interno di questo spettacolo c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto nel laboratorio a partire da gennaio e prima ancora nel corso base che abbiamo svolto durante le mattine. I ragazzi sono organizzati, sono impegnati tanto, hanno provato tanto, soprattutto in questi ultimi tempi e siamo molto contenti di quello che è stato, di quello che è venuto, perché credo che siano cresciuti tanto, che abbiano capito quello che volevamo dirgli e comunicargli, che abbiano fatto loro questi concetti e che quindi siano pronti per comunicarli anche ad altre persone ed arricchire il loro patrimonio, ecco. E da quest'anno ci incontriamo sempre nella nostra aula il giovedì pomeriggio e abbiamo avuto vari incontri in cui parlavamo sia di teoria, quindi guardavamo dei dati, dei grafici e avevamo sì sull'ecologia e facevamo anche dei dibattiti e delle parti invece di più pratiche. E da qui nasce questo nostro spettacolo che avete visto. È praticamente principalmente per esprimere tutto quello che noi abbiamo fatto durante l'anno, sia le parti pratiche come i detersivi, la pressa che abbiamo presentato, ma anche e soprattutto le parti teoriche e il messaggio che volevamo mandare, ovvero quello di dare più importanza al futuro, perché alla fine ci andiamo di mezzo noi, insomma. È importante, l'abbiamo capito durante il corso di tutto quest'anno, che ogni singola nostra azione si riversa sulla collettività e quindi non possiamo fregarcene e fare tutto quello che vogliamo, perché comunque viviamo tutti sotto uno stesso cielo e sulla stessa terra e ogni azione che facciamo si riversa sugli altri e non possiamo essere continuamente egoisti, individualisti, ma cercare di essere un pochino più solidali e fare appunto come il colibrì che porta la goccia per spegnere l'incendio, e se ci mettiamo tutti a fare i colibrì magari riusciamo davvero a salvare il nostro mondo. Abbiamo improvvisato un po' in questa sera, però comunque abbiamo avuto un grande lavoro sia a scuola sia al di fuori della scuola. Dal punto di vista
Canoro, dal punto di vista artistico, dal punto di vista teatrale. Ci siamo improvvisati attori, ci siamo improvvisati cantanti, musicisti, anche se lei è cantante. Però cioè, è stata veramente dura e i risultati comunque, anche se tra mille imperfezioni, ci sono stati e comunque fa piacere ed è un qualcosa che ripaga la fatica che abbiamo fatto. C'è molta discussione sui ranking universitari, chi è primo nella ricerca, chi è primo nella didattica. Beh, noi siamo sicuramente tra i primi, ma siamo sicuramente i primi nel campo dello sport. Questo è molto importante per noi perché porta il nome di Pavia in Italia e nel mondo. È molto importante per noi perché spinge i nostri studenti, e noi dobbiamo aiutarli in questo, ad entrare nella dimensione dello sport e farne una dimensione quotidiana della loro vita. L'EDISU ha un ruolo importante nel supporto dello sport. Ricordo che noi abbiamo il collegio Remieri, abbiamo degli accordi per ospitare degli atleti nei nostri collegi, quindi hanno ospitalità, pasti gratuiti e pasti particolari anche per gli atleti. Siamo sempre presenti con un impegno anche di carattere economico, perché molte delle, diciamo così, finanze del CUS sono dedicate da parte dell'EDISU, e quindi penso che l'EDISU svolga un ruolo importante. Segnalo che nei nuovi bandi per i collegi che si apre quest'anno, quindi per i futuri posti nei collegi, l'articolo 1 prevede una serie di servizi obbligatori che verranno dati nei collegi, tra cui garantire attività sportive e attività quindi di carattere destinato al benessere studentesco. Quindi posso dire che in questo quadro, diciamo così, integrato università, EDISU e CUS, stiamo lavorando per portare a un livello di eccellenza davvero e di competizione elevata alla nostra Ateneo e anche quindi ai nostri ragazzi. When you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest water sands, remember your place. Many moons have risen and fallen on long before you came. Il professor Benazzo, che è il presidente dell'EDISU, e il professor Da Carlo stanno lavorando assieme a questi progetti. Il delegato del rettore, la professoressa Arpesella, è molto impegnata su questo. Io credo che continuerà il sostegno della nostra università allo sport e credo che incrementerà. I progetti concretamente in questo momento immediato le posso dire di no, ci sono tante idee. Quello che stiamo lavorando è per esempio di aumentare questa presenza nei collegi dando delle borse di studio gratuite, quindi dando un posto nei collegi riservato a campioni dello sport da portare qua a Pavia a studiare a Pavia, perché poi alla fine si studia bene a Pavia e si può fare bene anche allo sport.
devo dire che è l'anello che manca, perché a livello di collegi Pavia è un unicum a livello nazionale, come livello di collegi è proiettata ai sistemi anglosassoni. Noi abbiamo un sistema collegiale unico, con rettori nei collegi, con attività formative e culturali nei collegi, che non sono dei semplici dormitori, quindi è un unico nel panorama nazionale. Ci manca un anello di fare quindi anche dell'attività sportiva seria, campioni all'interno dei nostri collegi, l'altro pilastro per portare Pavia, diciamo così, a un livello, o far invidiare, in questa volta non invidiare noi il sistema anglosassone, ma una volta tanto far invidiare gli anglosassoni del sistema italiano.